dicono: questo è il mio carattere, io sono fatto così, questa sono io, credendo a questo. Ecco, il Mahatma Gandhi, la grande anima che fu Gandhi, diceva una frase per me geniale, bellissima. Diceva: i tuoi pensieri diventano parole, le parole diventano azioni, le azioni diventano comportamenti, i comportamenti diventano abitudini, le abitudini diventano carattere, il carattere diventa destino. Allora, ciò che noi siamo, ciò che noi percepiamo come noi stessi, è il frutto della nostra esperienza, che stratificata in noi va a costruire un'immagine di noi di un certo tipo. Però, ecco, una delle conoscenze fondamentali da avere ben chiara è quella che Gandhi in questa bella frase esplicita, ed è quella che oggi con la psicologia, con le neuroscienze, con tutto lo studio dell'uomo ci stiamo rendendo conto essere vero, ovvero che il carattere si costruisce. Carasso, da cui deriva la parola carattere, era anche il termine indicato per dire ciò che ha valore, le monete. Le monete venivano fatte per incisione, costante, giorno dopo giorno. Così è il carattere, è qualcosa che ha valore e che si costruisce giorno per giorno. La questione è, non ti accontentare di dirti io sono fatto così, ma cerca di osservarti, di osservare le diverse parti di te, quella parte che tende ad essere un po' depressiva, quella parte, che tende a essere, più felice, quella parte che tende a disfare, quella parte che tende a fare. E cerca di osservare queste parti di te e passarle veramente al vaglio del tuo discernimento, riuscendo a dirti: ma allora questa parte, mi è utile, mi fa bene, da dove viene essa? Viene da mamma, da papà, viene dalla mia storia, viene da alcuni eventi che si sono verificati in essa, viene da alcune riflessioni più profonde che sto facendo, viene dal passare del tempo. Da dove vengono queste parti di me, queste parti che sto andando a costruire nell'arco della mia vita? Ecco, e una volta che riesci a comprenderle, a vederle, ad analizzarle, a interpretarle, quello che puoi fare, quello che noi possiamo fare, ed è qui che è importante che ci sia una chiarezza, è che puoi trasformare queste parti, puoi modificarle, puoi renderle diverse. Come? Facendo cose diverse da quelle che le hanno costituite, imparando a sviluppare un'immagine di te stessa diversa, imparando a pensare prima di tutto che puoi cambiare. Se io mi rendo conto, per esempio, di tendere, non lo so, ad un certo stato d'animo, per esempio, sì, alla tristezza, allora posso, per esempio, cercare di, così, di osservare questa parte di me, di cercare di comprenderne le ragioni, di cercare di... E poi, soprattutto, posso iniziare ad agire diversamente, per cui fare cose che mi aiutano a vivere stati d'animo diversi, cercare di coltivare altre attività che per me danno valore, danno senso, cercando quindi da un lato di arginare quelle che sono le situazioni, relazioni, pensieri, perché no, che mi generano quello stato, dall'altro andando ad attivare altre situazioni, relazioni, pensieri, emozioni che invece mi generano altro strato, per cui altri stati. Per cui, per esempio, posso provare tristezza, però posso anche cercare dentro di me di dirmi: sì, però, senti, cerca di domandarti, però vedi, hai dei motivi per esempio per essere grato? Hai dei motivi per dire: cavoli, grazie, sto facendo questo, questo, quest'altro, sto respirando, sto camminando, sto amando, sto vivendo. Ho dei motivi per esempio appunto per dirmi soddisfatto. Cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa sto facendo? Ecco, quindi cercando di fatto di andare a sostituire, a trasformare quei vissuti, quegli stati d'animo con qualcosa che per me ha maggiormente valore, qualcosa che sento farmi meglio. Per cui impara ad accogliere queste parti di te, come per esempio ora facciamo l'esempio della tristezza, impara ad accoglierla, ascoltarla, comprenderla, cercarne le radici più profonde, andare in profondità e poi a trasformarla, riuscendo davvero a farla diventare qualcosa di diverso, facendola crescere, facendola diventare altro da sé, qualcos'altro che invece ti aiuta a stare meglio, a vivere con maggior soddisfazione e serenità la tua vita. Ecco, se riuscirai a tenere bene a mente questo, ovvero il fatto che puoi trasformare,
trasformarti, puoi cambiare, allora di fatto questa diventerà per te naturale, diventerà qualcosa di assolutamente naturale, per cui imparerai ad ascoltare quelle parti, imparerai a capire perché esse si manifestano, da dove si originano, e poi imparerai anche nel tempo sempre più a trasformarle, riuscendo di fatto a stare sempre meglio.